Buonasera, buonasera, benvenuti a tutti i nostri spettatori e benvenuto a questo gruppo di amici che sono contento di avere qui questa sera. Prima di tutto il presidente dell'ALB, Cosimo Pellegrino, il professor Luciano Figliomeni, il professor Antonio De Giorgio, la professoressa Simona Masciaga, Pasquale Moià, che è giornalista, e qui con noi Franco Martino. Indegnamente conduco io questa trasmissione dove parleremo un po' di quello che sta facendo l'ALB in questo momento, di quello che ci sarà nei prossimi giorni. Abbiamo deciso, io posso dirlo tranquillamente, che sono tra i soci fondatori dell'ALB. Ho partecipato alle prime riunioni, se non erro, Cosimo, puoi accendere il microfono. Parliamo del 2013, no? Forse pure qualcosa prima, diciamo Forse pure che qualcosa prima, sì. il 2013 è stata una parte non che funziona, però quando mi hanno fatto qualche secondo il tour per presentarsi. Perfetto, perfetto. Io infatti mi fermo un attimo con te perché vuol dire, la gente, quasi tutti conoscono Albe, ma farei 2 minuti, diciamo, di presentazione. Io sono stato tra i soci fondatori, mi ricordo, partì questo gruppo a organizzarsi perché la biblioteca era incarcerata, era chiusa nell'entrata della scuola di Siderno Superiore, e c'era il professor Agostino, Mimmo Romeo, Anna Romeo e tantissimi altri che erano infuriati. E ci fu queste riunioni che sembravano riunioni dei carbonari. Io la prima volta venni con Francesco Caridi, ci sembrava proprio una cosa fuori dal mondo. E poi, diciamo, sono nate tante cose belle di cui parleremo oggi. Vuoi dire qualcosa tu, Cosimo? Sì, io vorrei ricordare le prime riunioni, io che domande con Paolo, in una casa privata, che sono di Antonio Audino, e poi successivamente altre riunioni, per dire che cosa e per fare che cosa. Ritenevamo allora, e continuiamo a ritenere adesso, che è un paese che non abbia un centro culturale, che non abbia una biblioteca funzionante, che non abbia un luogo dove potersi riunire le persone per scambiare le proprie idee, ma quelle più profonde. Io credo che sia un paese destinato ad avere tutto breve, o per meglio dire, senza futuro. E quindi Albi nasce su questa esigenza. Una volta che la biblioteca è stata fatta sparire dal centro di Siderno, quella è diventata un'esigenza che era ed è ancora molto forte, anche se è stata riportata al centro. Noi pensiamo ancora che questa biblioteca debba, la nostra biblioteca comunale, possa avere maggiori spazi e può dare contributi più incisivi alla vita sociale sidernese. E Va quindi bene, dai, oggi comunque la biblioteca c'è oggi ed è già un qualcosa di una lotta fatta, è un risultato. No, entrerei subito nel merito, dando la parola a Cosimo, a Luciano Figliomeno e Franco Martino, fa le dirette ogni sera. E ci distrae, e mi distrae pure a me oggi. Figlio meno, vai, ho capito qual è il problema. Vai. Allora, niente, per quanto riguarda la prima serata, con la partecipazione del professore Capogreco, abbiamo deciso di intitolare quella serata Il dovere della memoria e il Scusa dolore Luciano, della scusa Luciano, Luciano. memoria. Colpa mia perché io poi non avevo finito di parlare nella confusione. Ci saranno delle serate organizzate da voi per non dimenticare storia, memoria e filosofia, naturalmente in occasione delle giornate
della memoria che sono state istituite già da qualche anno. Mi ricordo che qui a Siderno c'era proprio il comitato della memoria, quindi tu stai già parlando, entrando nella prima serata. Ne ha facoltà. Grazie. Dunque, allora dicevo, il titolo era Il dovere della memoria e il valore della storia. Cosa e come ricordare il 27 gennaio? Perché il 27 gennaio? Beh, qui dobbiamo chiarire che il 27 gennaio del 1945 avviene l'arrivo dell'Armata Rossa, che apre le porte del campo di concentramento di Auschwitz. E da lì, da quel momento, sappiamo che cosa era successo in quel periodo. E io sono partito da un'affermazione: così come il passato non è la storia, ma il suo oggetto, la memoria non è la storia, ma insieme uno dei suoi soggetti. Ecco, questa affermazione di Jacques Lecoq deve guidare e coniugare, direi, comunque sempre la storia con la memoria, perché altrimenti rischiamo di semplificare e banalizzare la realtà dei fatti. Intanto, per ricordare la Shoah tramite uno dei più grandi valori che la civiltà ebraica ha espresso, la memoria. La memoria, essa non è il passato, bensì l'eterno presente di tutto ciò che ha senso e valore. Quindi ricordare è un dovere morale e civile, ma dobbiamo anche farci guidare da testimoni autentici. Dobbiamo raccontare, trasmettere quel passato. E riconosciamo la centralità della storia e quindi la serata del 27 parleremo, cercheremo di chiarire alcuni punti, perché quello che è avvenuto è il riconoscimento negato. Che cosa significa? La perdita dei diritti di cittadinanza, l'umiliazione e le offese pubbliche, e anche la non persona e anche i legami familiari. Molta gente, quando partì dai treni dal binario 21 di Milano, le famiglie si sono divise, il padre andò da una parte, la madre e i figli dall'altra. Quindi viene cancellata ogni parvenza di umanità nelle vittime e diventano, come dice Liliana Segre, dei pezzi. Ora, direi che è un argomento anche abbastanza complesso, perché secondo il mio modo di vedere il nazismo ha delle caratteristiche molto diverse, e la Shoah stessa molto diverse dal fascismo. Anche perché, e finisco, qual è il valore della memoria? Ecco, questo è un concetto che secondo me è importante. Deve essere intesa innanzitutto come memoria ebraica. E utilizzo questa espressione perché la memoria ebraica vuole ricordare tutto, animata com'è da quella passione etica, morale, che non lega semplicemente il passato al presente, ma fa sì che il passato divenga la ragione stessa del presente. Di fronte alla retorica, alla banalizzazione di come viene anche resa la giornata della memoria, io ho qualche perplessità, mi lo dico con molta franchezza, nel senso che la giornata della memoria è come se noi volessimo fare un omaggio agli ebrei, ricordare il loro sacrificio, quando in effetti, e questo è il mio modo di vedere, quando in effetti tutto quello che è accaduto sul suolo dell'Europa. All'Europa appartiene la storia della Shoah, non agli ebrei. Gli ebrei sono stati solamente carne di macello, sono sempre stati vittime. Grazie. Ho finito. Andiamo avanti. Io per sintetizzare, tra l'altro hai parlato di Carlo Spartaco, capo greco, che è stato intervistato pochi giorni fa, sì, pure sì, da Pietro Melia,
ed è un amico carissimo, e vorrei ricordare il padre qui, che era un compagno, un combattente di Sant'Ilario. E do la parola ad Antonino De Gregorio. Amico di Peppe Reale, se ti ricordi, caro mio. Sì. Ma c'era, guarda, io Mimmo Romeo fu il promotore, ma Peppe Reale, Capo Greco, mio padre, erano i soci, diciamo, attivi di questo comitato della memoria. E poi parlerò poi di qualche azione che è stata fatta. Do la parola intanto a Antonino Del Giorgio per presentare la seconda serata. Antonino, ne hai facoltà, Antonino? Il microfono. Perfetto. Sì, grazie. Buonasera a tutti. La seconda serata ha come titolo Shoah e parola. Perché e come? Sono stati i due grandi interrogativi che ancora oggi si affollano nella nostra mente quando cerchiamo di spiegarci la banalità del male, come ha detto Hannah Arendt. Domande complesse che possono trovare le risposte in varie chiavi di lettura. Una di queste letture è senza dubbio quella riferita alla degenerazione della lingua operata dai nazisti. Il significato profondo della lingua e della parola lo ritroviamo nei testi sacri di molte religioni. Anzi, alcune volte la parola, il verbo, è accomunata alla divinità. Ma anche in molte dottrine esoteriche la parola perduta è segno di eventi catastrofici. E arrivando ai nostri tempi, sappiamo quanta importanza venne data al linguaggio dal filosofo Wittgenstein o dallo psicanalista Lacan. Quindi l'incontro del 29, Shoah e parola, cercherà di aprire nuove chiavi di lettura a quello che è stato il tentativo non di distruggere, ma di incorporare la lingua da parte di Hitler. Ne parlerò insieme a Tonino Nocera, componente dell'Associazione Italiana per lo Studio del Giudaismo, giornalista pubblicista, fra l'altro autore del libro Rochelle Calabria, che è un libro che ci racconta storicamente la storia di Reggio Calabria. Reggio Calabria, Rochelle Calabria vuol dire capo della Calabria ed era il nome che gli ebrei davano a Reggio Calabria. Quindi cercheremo di discutere insieme a Tanino Nocera di quelle che sono anche le banalità delle parole. Quante volte abbiamo sentito nel linguaggio comune descrivere una persona, un commerciante, dicendo è un ebreo. Ecco, quindi qual è poi l'importanza che viene data alle parole e come l'importanza che viene data alle parole può avere delle ripercussioni che sono pesanti per un popolo e per un'intera comunità. Sarà l'incontro del 29. Grazie. Sì, noi è un pochettino complicato perché siamo comunque sei persone e è un po' complicato con tutti i mezzi che abbiamo. Allora, devo dare la parola per la quarta serata a Simona Masciaga. Lo faccio non prima, Simona, di ricordarti, mi stavo ricordando prima, Silvestra Tea Sesini, che era una compagna comunista, partigiana, che venne a Siderno e fece tanti lavori, e poi il Comitato per la Memoria fecero appunto delle manifestazioni in ricordo di questa donna, che tra l'altro volle essere sepolta nel cimitero di Siderno in prima fila perché voleva guardare il mare. Lei mi pare che fosse il Friuli, quindi era proprio lontanissima dalle nostre tradizioni, però si innamorò della nostra terra. Simona, ne hai facoltà. Grazie, grazie. La mia è la presentazione di un libro, Berlino 1940, di Nadia Crucitti, edizione Città del Sole. Perché ho scelto, tra tanti che ne leggo, che ne abbiamo letti, perché ho scelto e proposto ad Alba, che subito ha accolto la mia proposta, perché ho scelto questo testo? Per il semplice fatto che innanzitutto è stato scritto da una calabrese, quindi da una donna della nostra terra, e secondariamente per l'originalità del testo.
Infatti qui siamo in pieno regime nazionale socialista, siamo a Berlino, ovviamente, a capoluogo dove tutto si svolge durante il periodo nazista, e la figura di Veit Harlan, personaggio realmente accaduto, quindi anche per questo mi ha interessato e mi ha incuriosito, un giovane attore, partecipa, ahimè, al falò voluto da Goebbels dei libri in piazza. Quindi, ripartendo questo, mi ha fatto pensare a molte cose, cioè ripartendo, e anche l'autrice stessa in questo romanzo storico, che poi assume anche la forma di romanzo di carattere, perché viene proprio esposta la titubanza, la preoccupazione, l'agire, ma non soltanto quello, anche la figura umana che si trova davanti alla scelta, così come fa Veit Harlan. Veit Harlan, questo personaggio, questo giovane ragazzo, giovane attore, con il sogno di diventare un famoso regista, e ci riesce a diventare regista, anche perché lui, pur essendo a conoscenza di quella società, di quel governo criminale che sta vivendo in quel momento, si rende conto che purtroppo deve scegliere da che parte stare. Non è antisemita Veit Harlan, ma è affascinato da tutto ciò che viene manifestato, quindi le grandi parate, i grandi roghi di questi libri, cioè dalla scenografia in sé, che vuole dimostrare ribellione, potenza, dittatura, totalitarismo e tutto il resto. Quest'uomo rimane affascinato, quindi, da questo falò di Goebbels, voluto da Goebbels, con i libri provenienti dall'ebraismo, provenienti dai filosofi tedeschi, vedremo che brucerà anche addirittura anche Brecht e tanti altri. Io sono arrivata a pensare, proprio partendo da una tragedia di Heine, no? Titolo pare che fosse Almanzor, dice: chi si arriverà, che poi è una frase che tra le altre cose reciterà anche Elisabetta, una donna che assiste a questo, che chi brucia i libri arriverà a bruciare anche gli uomini. E ciò è avvenuto. Harlan, infatti, diventerà regista di, proprio per volere di Goebbels, diventerà il regista di un film ancora oggi proibito in Germania perché è ritenuto antisemita, il Jude Sus. Diciamo che la cinematografia, cioè il nazismo ha usato molto la cinematografia per la propaganda, per la sua propaganda, quindi dal 33 al 45 circa sono stati girati più o meno mille film per la propaganda nazionale socialista. Quindi questo Jude Sus, questa figura di quest'uomo, di Joseph Oppenheimer, diventerà il simbolo praticamente dell'antisemitismo. Quindi partendo quindi dal concetto, dalle frasi di Lutero, che dicono che dove Lutero stesso sosteneva che non vi è peggior nemico di un ebreo, quindi che è paragonato a Satana, che quindi bisogna bruciare le sinagoghe, bisogna bruciare le scuole, bruciare i libri, da qui praticamente si evince tutto e si capisce come questo, l'ideologia nazionalsocialista prenda piede e diventi appunto anche antisemita. Esistono due versioni di questo film, una del 1934 in lingua inglese, dove Oppenheimer diventa un eroe, colui che praticamente viene ucciso per fare quindi la propria passione, la propria libertà, mentre invece l'altra versione del 1940 di Harlan, ripeto, personaggio realmente esistito,
viene visto come l'usurpatore, il nemico del popolo. Non vado oltre perché voglio lasciare ai lettori la bella. Non mi sentono? Sì, ti sentiamo bene, sì, sì. No, io ho finito. Lo so, lo so. Noi avevamo un problema con il microfono. L'ultimo intervento in questo giro lo fa Pasquale Muià, che non è, voglio dire, classificato tra i professori e a cui faccio una domanda, voglio dire. È da molti anni che nel giornalismo, Pasquale, si è illuso a togliere la parola professore, dottore e tutto il resto. Perché nelle vostre locandine, visto che tu mi puoi capire, sei giornalista, ha continuato a mettere questi prof, dot, trip e trop? A te la parola, Pasquale. Buonasera, buonasera a tutti. Grazie per avermi coinvolto in questa meravigliosa attività che ci vedrà protagonisti dal prossimo 27 gennaio in poi nel ricordare quelli che sono stati atroci delitti. Rispondo immediatamente alla tua domanda. Io sono una persona che indubbiamente per l'italiano va benissimo tutto quanto, però alcune questioni linguistiche, come appunto quello, come dicevi tu, del dot, del troll, che non si usa più. La lingua si evolve, indubbiamente è vero. La scrittura si evolve, indubbiamente è vero. Però alcune regole restano. Perché? Perché noi, d'accordo, abbracciamo il progresso, abbracciamo la modernità, però se io mi trovo di fronte ad una persona che ha lavorato studiando, ha lavorato la terra, ha lavorato in ufficio, si è laureato oppure si è diplomato, si è maturato e così via, io quando presento questa persona, ancora oggi si usa, le presento il professore, le presento il dottore, le presento nel giornalismo, in campo giornalistico, si è sempre mantenuta. Era una battuta, Pasquale, non c'è bisogno, voglio dire, approfondirla. Ah, va bene, se non c'è bisogno di approfondire, io tranquillamente vado avanti. No, perché ho visto, cioè ho sentito e ho visto appunto che ponevi l'accento sulla questione che non sono tra i professori. Io sono stato un insegnante, praticavo il giornalismo, ho abbandonato l'insegnamento e mi sono dedicato al giornalismo, per cui. Con ottimi risultati, con ottimi risultati, posso confermare. Andiamo avanti. Grazie, grazie. Allora, io dico che la quarta serata di questo nostro cammino verso la memoria di ciò che è accaduto sarà una quarta serata che toccherà un argomento che avrà un angolo visuale un po' particolare, forse fuori dalle canoniche strade che si percorrono quando c'è sempre il ricordo, però è un ricordo, direi, quasi in alto, nel senso che il titolo sarà L'umanità negata dalle leggi razziali e dai totalitarismi, un percorso breve attraverso la storia della filosofia. Ed è proprio qui, infatti, la differenza
nella memoria, perché penso che non sia una cosa semplice ricordare nel giorno della memoria la memoria attraverso quella che è una disciplina molto impegnativa. Però la mia ospite, e a tale proposito ringraziamo la Unical della Calabria, l'università, che ha fornito il patrocinio, ed non è una cosa di poco conto questo. Ritornando al discorso sull'umanità negata, di umanità negate il mondo purtroppo è stracolmo. È stracolmo sia a livello di popoli, sia a livello singolo. L'umanità negata è quotidiana, ancora oggi purtroppo. L'umanità negata trascorsa attraverso la filosofia è una umanità negata che si può dire almeno a partire da Socrate, per poi andare anche ad allargare quello che è il raggio culturale, e si è sempre posta la questione: che cos'è l'uomo? L'uomo, in fin dei conti, chi è? Ebbene, noi quella sera con la professoressa Annabella Latri cercheremo di dare una risposta, perché cercheremo di definire i termini, in termini filosofici naturalmente. Io non sono laureato in filosofia, però qualche cosa ho letto. Cioè, dobbiamo spiegare concettualmente in cosa consiste l'umanità. Se non riusciamo a capire, in un certo senso, e darci una spiegazione su che cos'è l'essenza dell'uomo, non può avere alcun senso parlare di umanità negata. E allora noi cercheremo di fare questo. Perché? Perché le leggi razziali, che sono state, che nel 1938 hanno trovato vita, purtroppo, e posso dire, sono state, uso un termine oggi molto frequente, formalizzano l'umanità negata. Le leggi negate, che sono un insieme di provvedimenti, provvedimenti legislativi, amministrativi, sono cosiddette leggi, ordinanze, circolari, sono state applicate in Italia fra il 38 e il primo quinquennio degli anni 40. Per cui, di conseguenza, inizialmente sono state applicate dal regime fascista e poi dalla Repubblica Sociale Italiana. Pasquale, sono state firmate. Ti resta un minuto, come tutti sa... Prego? Ti resta un minuto, Occhio e Croce. Perfetto. Dicevo che sono state firmate da Benito Mussolini in qualità di capo del governo, e poi naturalmente sono state firmate dal re Vittorio Emanuele III. Ecco, la risposta filosofica alla domanda che andremo a porci sarà quella aristotelica, perché l'uomo e l'umanità non ha altra risoluzione se non quella di essere un animale razionale. Ma non sempre viene ricordato che è comune il pensiero filosofico antico, quello per intenderci di Socrate, Platone, Aristotele. Il riferimento alla natura poi politica dell'essere umano, al suo essere parte attiva della polis, è una parte fondamentale. Per cui, come vediamo, le leggi razziali e poi naturalmente
il totalitarismo non sono altro che appunto la conseguenza di questa animalesca razionalità da parte dell'uomo. E noi cercheremo di colloquiare con la professoressa Annabella D'Atri di questo la sera del 10 febbraio. Grazie. Perfetto. Io, perfetto. Non volevo essere per il dittatore, non volevo essere un dittatore, ma purtroppo dobbiamo rientrare perché ci rimangono i 20 minuti finali. Volevo un po' capire alcune cose. E intanto è bello perché in questo periodo di difficoltà organizzare queste manifestazioni fa un po' fa bene un po' all'anima, fa bene un po' al cuore. Ma Presidente, come è nata l'idea di questa manifestazione? E c'è Franco Martino, forse vuole dire qualcosa adesso o dopo? Così rispondo a tutte e due. Facciamo... Ok, facciamo rispondere a tutte e due, prego. No, credo che la cosa più importante di quest'anno, sarò brevissimo, è che abbiamo allargato chiaramente le iniziative. La giornata abituale siamo diventati quattro, ma credo che la cosa più importante è questo collegamento con il Dipartimento di DICES, scusate, dell'Unicale. Quindi se, sì, sì. Se riusciamo chiaramente ad allargare le iniziative, quindi è il primo anno che tra due c'è la presenza dell'università. C'è l'università dell'Unicale, quindi su questo è importante perché è stato un lavoro collettivo per coinvolgere, per ampliare il discorso. Quindi perfetto. Una risposta su Pellegrino, Presidente. Il microfono. Il microfono. Cosimo. Sì. Il microfono. Sentito. Stavo dicendo. Ho la sensazione che alcune volte non si abbia perfettamente idea di cosa ha significato per l'Europa 6 milioni di ebrei passati per il cammino più altri 10 comunque che hanno subito la stessa sorte. E quindi fare una sola giornata a me sembrava addirittura, diciamo, quasi blasfemo, cioè a noi, non a me, a noi. Riflettere su questi fatti, soprattutto oggi, e ne abbiamo visto qualche piccolo assaggio, chiaramente molto lontano, fortunatamente, no? Di qualche idea che tendeva a giustificare certi atteggiamenti. Bene, allora abbiamo pensato noi che forse sarebbe stato il caso di riflettere qualche momento in più. Ecco perché quattro serate. Spero di aver risposto alla tua domanda, Rosario. Bene, per me va bene. Ma a Martino niente, dai. Martino va bene. Luciano, di Luciano, eh? Sì. Non ho sentito cosa diceva Franco Martino, non ho potuto rispondere per questo. Franco Martino no, ha parlato di questo coinvolgimento dell'università quest'anno, che è la novità, diciamo. Noi abbiamo in Calabria abbiamo tre università e io credo che queste tre università devono vivere il territorio, non devono essere considerate, diciamo, come il soprammobile, come qualcosa messo sul piedistallo. È il modo di coinvolgerle e quindi di farle partecipe della vita sociale del nostro territorio, del nostro vivere quotidiano. Ecco. Allora, ok, che anche noi ogni tanto non troviamo il microfono. E allora, abbiamo sentito che Luciano è presente, mi pare che forse c'è pure il cagnolino di Luciano, no? No, non c'è un cagnolino. E allora, qualcuno c'è un cagnolino. Sono io che ho il cagnolino, sono io. Bene, volevo dire, colgo l'occasione. Prego,
Volevo dire che noi come ALB, sicuramente il presidente lo farà, lo ha già fatto, noi dobbiamo ringraziare la professoressa D'Atri che colloquiando ha proposto questo coinvolgimento. Quando infatti nelle riunioni che facciamo due volte alla settimana ad ALB e quando ho la possibilità di partecipare, io ho usato una frase già un anno fa dove dicevo che alcuni paletti all'interno vanno abbattuti ed è questo l'abbattimento dei confini che dobbiamo effettuare, e cioè l'inclusione, il coinvolgimento di chi effettivamente sente, ha la volontà di fare cultura, di fare un miglioramento e di seminare quello che un giorno i nostri pronipoti raccoglieranno e produrranno anche loro, perché da un seme buono nascerà sì sicuramente l'erba cattiva, ma sicuramente quella buona prevarrà. Bisogna vedere da quale ottica noi intendiamo e proponiamo determinate cose. Perfetto. Volevo dire una cosa. ALB, voglio dire, non è solo questa manifestazione, è da anni che organizza tantissime manifestazioni. Io ricordo sempre Sette Libri per Sette Sere, la manifestazione che si fa d'estate, che è la più importante, ma se mi aiuta Cosimo Pellegrino, ricordo una che era bellissima, che era sul prezzo del libro, ma adesso non mi ricordo, te lo do io il libro, che era una manifestazione bellissima, abbiamo fatto solo un anno. Luciano Figliomeno, moltissimi sono state gli scrittori presenti a Siderno grazie ad ALB. Qual è che ricordi con più emozione? La domanda è un pochino difficile. Però e se no andava a rischia tutto, voglio dire, se volevi domande semplici chiedermi a Fabio Fazio, che Fabio Fazio fa delle domande semplici. Ecco, la persona che le persone mi hanno colpito, che sono calabresi, che sono venuti quando ero docente nei primi anni della mia carriera, uno è Lombardo Satriani e l'altro è lo scrittore Mario Lacalla. Queste sono le due persone che mi ricordo, perché Satriani era, devo dire, aveva un approccio che ci coinvolgeva, eravamo presi dalla sua arte anche di parlare, di ragionare. E poi Mario Lacava, perché devo dire francamente mi aveva colpito, era il preside Filocomo che l'aveva portato a scuola, e la semplicità. Quando io ero alunno in quella scuola. L'umanità, ecco, l'umanità di Mario Lacava. Questo mi aveva molto colpito. Queste sono forse le due persone che io ho conosciuto e mi hanno lasciato un segno. La mia domanda, mi è piaciuta molto la risposta, perché tra l'altro Lombardi Satriani sono molto legato, perché l'ho incontrata ad Africo e ricordavamo Pasquino Crupi, che è stato nostro direttore, è stata una delle persone che più mi ha aiutato in questo lavoro, e mi ha detto: noi siamo le persone che frequentiamo. Io ho scelto consapevolmente di frequentare Pasquino Crupi, perché l'arricchimento che mi ha dato Pasquino secondo me era migliore di quello che mi avrebbero dato gli altri, ed è da un antropologo della sua fama, voglio dire, è stato un passaggio importante. E Mario Lacava, ero io studente in quell'istituto tecnico per il turismo con il professore, con il presidente Carmelo Filocomo, che ricordo sempre con affetto. La mia domanda però si spostava su un altro piano, cioè era su quello che è stato il contributo di ALB di quelli che sono venuti con ALB, e la domanda la voglio porre a una che è entrata dopo, che sono io, ho frequentato un po' meno, che è Simona Masciaga. Chi è quello che ti ha colpito di più di quelli che hanno presentato con ALB o in Sette Libri per Sette Sere in modo particolare? E poi una domanda per te, Giorgio, ce l'ho pronto un attimo. Guarda, dico la verità, da un anno e mezzo che faccio parte dell'associazione, seguivo anche prima, però
da un anno e mezzo ne faccio parte, e parte attiva. E diciamo che io sono una grande lettrice, riesco a leggere circa 2-3 libri la settimana, quindi non posso dire chi mi piace di più o chi mi piace di meno. Quindi a me piace leggere, piacciono tutti, e soprattutto ultimamente ho scoperto gli artisti, gli scrittori calabresi, gli scrittori locali. Ovviamente, come diceva Luciano, Mario Lacava, ricordo quell'incontro quando presentò La Teda, che ora poi Criaco ha trasformato in Aspromonte, l'ultimo, che fece pure un cortometraggio, Terra Rossa. Sì, questo genere mi piace, a me piacciono i romanzi reali. Non posso dire c'è un autore che mi piace o un autore che non mi piace. A me gli autori piacciono tutti, perché chi scrive effettivamente ha qualche cosa da dire, qualche cosa da comunicare, qualche cosa da sapere. No, ma assolutamente non era la scelta, non era tra il mi piace e il non mi piace, era più che altro, a me è successo, per dirti, che tra le varie presentazioni mi ha dato molta emozione una sera che c'è stato Nick Spatari sotto gli alberi, ecco, era solo questo. Sei stata chiara. Ho Barbara Mileto, che è un'emozione, perché c'era dell'Accademia Semmessa, perché avevo dei pezzi classici, quindi siamo riusciti praticamente a coinvolgere il libro con la musica. Poi è stato arricchito anche quest'anno, quest'ultima edizione è stata anche arricchita dalle esposizioni pittoriche, quindi è stato tutto uno scenario diverso dai soliti anni. L'anno scorso ricordo dunque questa esposizione, ma perfetto, Simone, aspetta, Simone, piano facciamo un po' a giro, perché volevo volevo una domanda da Antonino, Antonino De Giorgio, perché mi pare che lui sia della Piana, e quindi volevo chiedergli un po' qual è, non sei della Piana? Ho capito male allora, pensavo fossi dal cognome, forse perché ti ho collegato con qualcun altro. E allora ti chiederò di Soverato? Non sei della Piana? Antonino? No, sono di Soverato e abito da qualche anno a Roccella. Ah, Roccella abita, ok, no. Ma avevo capito che eri di fuori, voglio dire, e quindi cercavo di chiedersi, la domanda rimane sostanzialmente, perché ti volevo chiedere quali sono gli ambiti culturali che più ti sono piaciuti della Locri, visto che non sei della Locri, ecco, quindi la domanda mantiene la sua vitalità, diciamo. Perfetto. Tralasciando gli ambiti culturali della Magna Grecia e quant'altro, che credo siano ormai alcune volte argomenti triti e ritriti, per me gli ambiti culturali della Locride sono quelli che si rifanno a Lombardi Satriani e a tutto lo studio dell'antropologia culturale, quindi cioè quegli ambiti culturali che alcune volte, sbagliando, qualcuno ha definito minori, ma da Cirese Satriani a tutti gli altri, a Rocco Scotellare e poi a Lombardi Satriani, abbiamo visto che invece sono molto importanti, cioè gli ambiti culturali della riscoperta delle tradizioni, della musica fatta in un certo modo, degli antichi mestieri, e poi della riscoperta di quello che con alcuni colleghi di filosofia ho condiviso, colleghi sia della Calabria che di altre regioni, questa culturalità, passatemi il termine, che pervade tante persone della Locrida, proprio questa cultura che si sente nei discorsi, che si sente anche nelle tradizioni, per cui è un legame forte, credo, con l'antropologia culturale, che è
sposato benissimo con i miti dell'antica Grecia e della latinità, che non li dimentichiamo, però sono importanti ma lontani. Invece l'antropologia culturale è qualcosa che ci riguarda, è qualcosa che non è successo ieri, ma che sta ancora succedendo. Ed è anche ottimo il rapporto che hanno alcune giovani generazioni con la cultura del territorio, con la buona cultura del territorio. Questa è la cosa che mi ha colpito di più quando sono arrivato nel 2011, anche per motivi di lavoro nella Locride. Perfetto, noi abbiamo il direttore che è della Locride Viva Soverato, che è Pietro Melia, che salutiamo se ci sta ascoltando in questo momento. E allora, un'altra persona che è rientrata, questo lo so per sicuro, da fuori, da Genova, è Pasquale Muià. Pasquale, noi abbiamo fatto negli anni, ricordo una copertina dove mettemmo proprio Nick Spatari e tutti gli artisti, sia nel campo musicale, nel campo letterario. Ricordate che comunque, voglio dire, nella Locride in questo momento c'è Gioacchino Priaco, c'è Mimmo Gangemi che quasi è attaccata alla Locride, e ci sono tanti giovani scrittori, c'è un fermento culturale da molti anni, che è probabilmente superiore al territorio. Tu che vieni, sei venuto da fuori, sei tornato in Calabria, hai notato questo fermento culturale? Che ci puoi dire al riguardo? Io vivo a Siderno da un anno e mezzo, 2 anni, perché ancora devo decidere cosa farò da grande, se tornarmene in Liguria, oppure continuare a vivere dove sono nato e dove ho la casa dei miei genitori. Volevo dire, tanto per mettervi al corrente, che Luigi Maria Lombardi Satriani è stato mio docente all'università, e proprio su Riviera io ho avuto il modo l'anno scorso di pubblicare un articolo di una mia intervista a Luigi, che ho incontrato a Rieti, e abbiamo fatto proprio questo discorso che tu adesso stai proponendo, e cioè sul fermento culturale esistente nella nostra terra. È indubbio il fatto che il meridione in genere ha una eruzione come un vulcano di figure sagge a livello culturale, di figure di eccellenza a livello culturale. Un tempo c'era chi riusciva a prevalere perché con molta probabilità aiutato, formato, perché capace. Non dobbiamo dimenticare appunto quanti se ne sono dovuti andare perché non c'era la possibilità di fare anche cultura. Pensiamo a Corrado Alvaro, pensiamo ad altri, ma pensiamo anche a quelli molto più recenti, Walter Pedullà, sappiamo perfettamente cosa, e tanti altri. Ecco, il fermento di oggi è un fermento positivo. Bisogna semplicemente però accertarsi di una cosa: se questo fermento è solo un fermento oppure diventerà una cosa concreta in futuro. Se in futuro diventasse una realtà, allora la Calabria, la Locride, veramente potrebbe rappresentare il faro di come lo era un tempo la Magna Grecia. Allora, scusate se vi disturbo, mi devo chiudere. Ci vediamo il 27. Buona serata a tutti, scusate, ma ho degli impegni. Va bene, Luciano, non ti preoccupare. Ciao. Grazie, Luciano. Allora, ciao. Velocemente, va bene, noi stiamo andando a chiudere comunque, perché abbiamo fatto la nostra ora di programma. E ricordo solo, perché poi alla fine quando si parla della Locride un po'... Rosario, dimmi. Rosario, Presidente, la parola a lei. Allora, io vorrei rimarcare la questione fondamentale. Dobbiamo tenere a mente che artefici del futuro
non siamo al 100% noi che viviamo questo momento, siamo coartefici, quindi la volontà non è sufficiente la nostra ed è un passaggio. Questo non ci giustifica, però in ogni caso teniamo a mente che non basta soltanto la nostra volontà, cioè di chi vive sul territorio. L'altro passaggio che volevo ricordare è che a 7 libri per 7 sere è passato anche Carmine Lupia, e Carmine Lupia è stata la persona che ha creato il cammino basiliano, e adesso se chi cammina nell'entroterra potrà scorgere da qualche parte, diciamo, le targhette cammino basiliano, con quello che significa partire da Rocca Imperiale e arrivare a Reggio Calabria a piedi. Sono piccole tracce di un percorso molto importante. Grazie Rosario. Allora, no, volevo solo, ecco, magari andare a concludere, quindi se Simona vuole dire un po' come seguire questi incontri. Ma come seguire questi incontri, questi che facciamo adesso dal 27 al 10 sono innanzitutto seguibilissimi da Facebook e dal nostro sito Facebook. Quindi vi invitiamo numerosi, vi aspettiamo e confidiamo in voi. Perfetto, perfetto. De Giorgio, un saluto. Sì, sì. Si dice. Microfono, Antonino. Grazie. Ma intanto grazie dell'ospitalità e della possibilità che ci avete dato di veicolare la nostra iniziativa. Speriamo. Ma leggi la Riviera, Antonino. Sì, la leggo. Mi piace. Devo essere onesto. Io per certi versi sono legato al passato, per cui quando riuscivo a trovare la Riviera cartacea per me era un piacere, però è, no, siamo ecco, ancora è un mio limite. Sì, lo so, però adesso purtroppo abbiamo difficoltà nell'andarla a recuperare. Beh, una volta c'era Nicola Zetara, c'era Pasquino Crupi, siamo stati fortunati noi qui, perché veramente abbiamo avuto dei grandi giorni. Quindi ecco, devo dire questo qua, speriamo di riuscire a interessare il territorio su un argomento che non è vero, come dice qualcuno, ancora, perché qualcuno anche fra amici mi ha detto ancora della Shoah, non è vero, bisogna parlare per ricordare, perché se Liliana Segre ha sentito l'esigenza di far vedere quel maledetto tatuaggio che ancora sul braccio, vuol dire che dobbiamo parlarne tutti per ricordare, perché se riusciamo a ricordare forse riusciremo ad evitare che ciò possa succedere ancora. Perfetto, ti ringrazio Antonino. E guarda Presidente, se Franco Martino ci onora, perché è stato qui in silenzio, voglio dire, a dirci un po' la sua. Ma no, adesso visto loro hanno parlato abbastanza loro, l'unica questione è che noi l'abbiamo intitolato per non dimenticare, come diceva Antonino, sì, la storia bisogna studiarla bene per un motivo molto banale, perché spesso il semplificare le cose non aiuta nessuno, non aiuta la memoria, perché la cosa fondamentale, noi abbiamo discusso questi giorni tra di noi anche online, finisco veloce, sul fatto del senso delle parole, no? Storia, perché si confondono spesso i fatti, no? Per cui sui giovani bisogna lavorare di più, e non è solo compito della scuola, ma questo lavoro che proveremo a fare, faremo altri, si spera di uscire da questo Covid e potersi incontrare, delle cose è un modo, uno per essere presenti, ma uno perché vogliamo far crescere questo territorio. E si spera, questa è la speranza sempre. Presidente, io, se tu accetti, io, visto che gli voglio bene, farei concludere un po' il lavoro a Pasquale Mouillat.
Sicuramente la conferenza spaziale la lasciamo, però è un lavoro anche a coloro i quali non sono apparsi in video e che hanno dato il loro contributo anche stando lontani dal video. Assolutamente. Va bene, io ringrazio comunque l'ALB e spero che questo sia il primo di tanti appuntamenti che facciamo insieme. Pasquale, puoi avviarti alle conclusioni. Io ringrazio Rosario Condarcuri per darmi questo piacere di chiudere questo bellissimo incontro e faccio le mie congratulazioni, e lui lo sa perché gliel'ho detto più di una volta, lui è un uomo coraggioso ed è un imprenditore coraggioso. È un imprenditore coraggioso perché la sua razionalità e la sua intelligenza sta facendo sì di mantenere un organo di stampa, un organo di comunicazione con tutte le difficoltà del caso che questa terra gli presenta. Rosario, congratulazioni, vai avanti. Per chiudere, grazie Pasquale, mi hai commosso, guarda. Per chiudere, perché è vero, poi alla fine uno ci scherza, fammi dire due parole, uno ci scherza, ma è veramente difficile. Noi in questo periodo si sono accelerati un po' i tempi, abbiamo difficoltà ad andare in stampa perché non si può distribuire il giornale. I clienti, quelli che fanno pubblicità, il nostro è un giornale che vive solo ed esclusivamente di pubblicità, perché è stata una scelta di libertà. Per essere liberi l'unico sistema è l'impresa, è l'azienda. Come entri nell'ente pubblico in Italia sei subito, ci sono subito le manette. Quindi noi siamo stati ben lontani dall'ente pubblico, dalla regione e dai enti pubblici, abbiamo scelto di essere autonomi. E questa scelta è una scelta di libertà, perché nessuno ci può dire quello che dobbiamo fare, siamo un po', come scriveva Pasquino, anarchici, ma è stata una bella esperienza. Adesso saremo a singhiozzo in edicola, e come si riesce, come si può, però saremo comunque sempre presenti. E poi tra l'altro stiamo sviluppando, anche noi ci stiamo adeguando al futuro, stiamo cercando anche noi che cosa faremo da grande come te Pasquale, perché stiamo cercando delle nuove formule di comunicazione. Comunque ti ringrazio per le parole e ti ritorno la parola. Grazie. Volevo dirti semplicemente, e chiudo questa parentesi, che tu, tra virgolette, sei figlio di Pasquino Crupi. Io Pasquino Crupi l'ho avuto come docenza alla scuola Mille Sicure di Virgilio, però. Non dimentichiamo mio padre. Che... ecco, con tuo padre, appunto, con tuo padre, io penso di averlo conosciuto molto bene tuo papà. Ma io volevo chiudere questa nostra oretta di colloquio con una semplice riflessione. Mi dispiace rispondere e contrabbattere al presidente di ALB dicendogli che la volontà non basta. Bisogna farsi scorrere il sangue per la cultura, se necessario. Bisogna metterci la faccia, bisogna mettere il proprio coraggio, bisogna far sì da mettere da parte i protagonismi, l'egoismo, il pressapochismo, la superficialità. Bisogna essere umili, inclusivi, bisogna saper fare grande cultura, non piccola cultura, non cultura della provincia. Bisogna fare cultura dell'umanità, cultura del mondo, per poter raccogliere un giorno i frutti che questa terra merita. Perché? Perché noi il 27, è vero, ricorderemo, io qui non vi dico i nomi, no, non vi dico i numeri, sarebbe troppo lungo purtroppo, di quanti sono morti. Però vi dico semplicemente una cosa, lo ricordo che tutti i giorni dovremmo avere un pensiero
verso tutti quelli che sono morti. E allora io dico, con una frase di uno dei più grandi scrittori che ha vissuto quelle atrocità: quelli che non ricordano il passato sono condannati a ripeterlo. Primo Levi. Bene, grazie. Bella conclusione, io ringrazio tutti e ci aggiorneremo nei prossimi giorni e vedremo insieme queste manifestazioni. Arrivederci. Buonasera.